Voglio inviare il mio saluto affettuoso agli amici e ai compagni dell'AMPI di Roma, ringraziandoli dell'aiuto che ci hanno dato nell'allestimento, speriamo, di questo memoriale della Resistenza italiana attraverso la raccolta di testimonianze delle partigiane e dei partigiani che a Roma ci hanno descritto la loro scelta, la loro esperienza, ma anche il loro avvertimento per il futuro, perché questi memoriali, così come questo 25 aprile, non servono soltanto a commemorare e a onorare, ma servono anche a raccogliere gli avvertimenti che ci arrivano da chi giovanissimo all'epoca seppe percepire i segnali nell'aria del nazionalismo, del militarismo, del razzismo, del maschilismo e del culto dell'uomo forte. E così oggi tornano guastafeste anche nel segnalarci che la pianta infestante del fascismo si aggiorna, si modifica, è geneticamente modificata forse, ma ha ancora una ramificazione internazionale che non può non allarmarci. Per questo dobbiamo tenerci idealmente per mano anche nel cosiddetto distanziamento sociale. Per questo ci diamo appuntamento alle 14:30 questo pomeriggio per sentire l'intervento di Carla Nespolo, di Marisa Rodano, e poi alle 15 per il flash mob di O Bella Ciao. Per parte mia sarò impegnato immediatamente dopo a cercare di far festa. Facciamo il contrario del solito. Di solito c'è il corteo al termine del quale c'è un comizio. Questa volta partiremo dai discorsi, diciamo, dal comizio, e poi cercheremo di fare festa con musica, con letture, ma soprattutto con le testimonianze dei partigiani. Buon 25 aprile all'AMPI di Roma e a tutti noi.